Regista, un giovane amante del teatro e per me è anche un amico. Lui è Riccardo Italiano. Ciao Riccardo. Ciao Salvo, ciao a tutti e grazie dell'invito. È un piacere grande essere qui. È un piacere grazie. Anche per noi. Ecco. Senti Riccardo, innanzitutto un breve excursus. Tutti i diplomi come attore al Centro Studi Coreografici Teatro Carcano. Giusto? Sì. Nel 2007. 2007, corretto. Esattamente. Sì, sì, sì. Lì tu fai tutta la tua gavetta affiancato ai tuoi insegnanti, al tuo direttore artistico, il maestro Masella, ok? E poi cominci insomma un po' a fare un po' di lavoretti tuoi, ce li vuoi raccontare? Sì, 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 sì. Sì, diciamo che quella è stata veramente una grande formazione per me, insomma poter essere guidato a livello di scuola e di accademia e anche poi in seguito, grazie al cielo, da un maestro come Aldo Masella, che tu conosci molto bene, sì. È stata per me una formazione importante, molto importante, anche perché il maestro, oltre ad insegnarmi a fare l'attore, mi ha dato anche le armi e gli strumenti per poter affrontare il palcoscenico fuori dalla scuola e questa è stata una formazione molto molto importante. Mi ha permesso di affiancarlo per un annetto finita la scuola, facendogli da aiuto regista, da assistente, mi ha dato modo di conoscere anche molto del lavoro che si svolge dietro le quinte e quindi questo mi ha permesso poi di farmi una corazza. Di avere più strumenti, più armi per poter poi affrontare il palcoscenico da solo e di questo lo ringrazio enormemente, è stata una grande scuola per me. Beh, ovviamente un po' come in tutte le carriere ci sono contornate da diversi incontri, io credo che gli incontri, quelli importanti, sì. Quelli più d'aiuto, ecco, più formativi anche, servono un po' a ecco, formare quello che poi è il professionista che è in noi, no? Quindi sì. Questo grande, grande strumento, secondo me, è un po' anche un caso, cioè, è la fortuna che è detto tutto questo, perché non possiamo mai sapere chi è la persona che incontreremo domani sul nostro cammino. Senti, altri personaggi importanti che hanno formato un po' ecco, la tua cultura del palcoscenico, passiamo così? Sì, 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 sì. Guarda, devo dire che sotto molti aspetti anche un altro allievo di quello che è stato il Centro Studi Coreografici e poi anche un attore della compagnia di Giulio Bosetti, che è comunque Giuseppe Scordio, mi ha insegnato molto rispetto al teatro, rispetto al palcoscenico. Io ho avuto modo di collaborare con lui a Spazio Tertulliano per un paio d'anni circa e devo dire che anche lui mi ha fornito molti strumenti. Poi anche devo naturalmente non può mancare Claudio Grimaldi, che oltre ad essere diventato ormai un amico carissimo, è stato anche veramente un insegnante di vita dell'artista. Cioè Claudio mi ha dato molti strumenti, molti insegnamenti, mi ha indirizzato molto spesso. Io tutt'oggi, quando ho un dubbio, una perplessità, lo chiamo perché ha moltissima esperienza e oltre ad essere un caro amico, lui è un coreografo e un ballerino. Quindi facciamo ecco appunto, cioè, ricordiamolo un attimo, tu con lui cosa hai studiato? Io con lui ho studiato al Carcano Movimento per Attori.
ed era questa disciplina che era inserita all'interno dei nostri studi, che è molto servita per mettere proprio il corpo in azione sul palcoscenico. Certo. E Claudio ha avuto una grandissima intelligenza con noi, che è stata quella di non imporci degli schemi di danza che per noi sarebbero risultati difficili se non controproducenti. Cioè, Claudio ci aiutava semplicemente a raccontare dei movimenti e delle storie in musica. E Perfetto. ce le faceva interpretare queste storie. Perfetto. Senti, ma io salto subito avanti perché penso faccio dei collegamenti logici. Tu hai anche scritto e realizzato uno spettacolo che ha un po' a che fare un po' con la danza, e sarebbe Marta, la memoria del sangue, no? Ecco, in qualche modo devo dire, devo pensare, a parte l'ambiente del centro studi, che è anche una grande scuola di Danza. danza, ma anche Claudio penso che un po' ti abbia in qualche maniera stuzzicato la fantasia nella costruire questo spettacolo. Sì, diciamo che io sono sempre stato molto, molto affascinato dalla danza e devo dire che negli anni che ho passato al Carcano ho potuto respirare grande danza. Perché tra tutte le insegnanti di grandissimo valore, quali possono essere Margherita Smirnova, Elena Cipollini, lo stesso Claudio Grimaldi, Anna Ludepigno e Elena Albano soprattutto, Elena Albano che è la maestra di Gram, la maestra di Grame, è stato proprio grazie ad una delle coreografie della maestra Elena Albano che io vidi. Proprio in occasione di un saggio del Centro Studi Coreografici, nel quale io recitavo come attore ed era presente anche questa coreografia di Gram. Quello è stato il mio primo incontro con Marta Gram e con la tecnica Gram. Mi ha Perfetto. molto affascinato, mi ha molto emozionato questo stile. E poi, diciamo che quando mi sono ritrovato a dover fare una regia, ho pensato che cosa avrei potuto fare. Ma in questo caso non è soltanto una regia, perché quel testo è tuo, sei anche autore di quel testo lì, no? Ecco. Sì. Inizialmente doveva essere tutt'altra cosa, poi si è sviluppato in altra maniera e ha continuato a crescere perché rispetto al primo debutto di quello spettacolo, poi ho capito che ci poteva essere ancora spazio per aggiungere, per raccontare ancora delle altre cose. E così abbiamo fatto. E devo dire che incredibilmente questo spettacolo io non me lo sarei mai aspettato. Eppure siamo andati avanti a fare repliche per 4 anni. Siamo arrivati in teatri molto prestigiosi. Siamo arrivati al Teatro Paisiello di Lecce. Al Klanov Teatro di Messina, al Teatro dei Conciatori di Roma. Poi devo dire, un'emozione veramente, veramente, veramente grandissima è stata quella di essere inseriti nella stagione del Teatro Carlo Felice di Genova, nella stagione Young, all'interno dell'auditorium del Teatro Carlo Felice. Devo dire Certo. che quando sono arrivato davanti al Carlo Felice e ho visto il manifesto della stagione d'opera, se non sbaglio era una Carmen, se non vado errato. Sì, una Carmen, esatto, sì, con la regia di, perdonami, mi sfugge il nome, è stato il regista della prima alla Scala quest'anno. Anche a me non viene, Mi purtroppo. sfugge, un grandissimo Comunque. regista, però purtroppo al momento mi sfugge il nome. Comunque ho visto il suo manifesto, la sua locandina, e di fianco all'ingresso del teatro ho visto la mia locandina di Marta. Devo dire che in quel momento l'emozione è stata veramente, Beh, veramente mia. sono Bello. belle soddisfazioni sicuramente. Senti, tu hai, come ci ha ricordato, hai collaborato con lo Spazio Tertulliano, con Giuseppe Scordio, però adesso collabori anche da un po' di tempo con Valentina Pescetto, un altro piccolo teatro appena nato. Ci vuoi raccontare anche questa esperienza? Sì. Se me lo permetti, faccio un attimo un passo indietro e dico Assolutamente. che Valentina era proprio una delle protagoniste di Marta, la memoria del sangue. Perfetto. L'altra coprotagonista era Caterina Campo.
Perché in quello spettacolo raccontavamo proprio l'anima e il corpo di Martha Graham che si ritrovavano in scena e ripercorrevano tutta la vita artistica e personale della grande maestra. E con Valentina abbiamo fatto diversi lavori insieme, diversi spettacoli e poi abbiamo anche creato una compagnia insieme che è andata avanti per 4-5 anni. Dopodiché il suo sogno, la sua grande passione, quello che avrebbe sempre voluto fare, era aprire uno spazio teatrale in cui poter inserire una scuola e una stagione teatrale. Dopodiché questo sogno si è potuto realizzare 2 anni fa, ed è stata un'operazione, secondo me, meravigliosa, fantastica, perché forse, non so se per la prima volta in Italia, ma forse veramente un'eccezione rarissima, quello che era un magazzino di tappeti è potuto diventare un teatro. Sì, senti, ma proprio questa cosa che è una cosa bellissima, no? La possibilità di poter avere uno spazio, farne nascere uno da zero e quindi anche tutto ciò che ne compete, no? Anche addirittura la costruzione, cioè la ricerca di un pubblico che possa fruire, essere interessato alle produzioni di questo teatro. Riflettevo sul fatto che secondo me è una bella palestra, cioè oggi avere appunto questi spazi, questi teatri che pur se piccolini, perché poi ricordiamo fanno tutto al massimo un centinaio di posti, però rappresentano veramente una grande palestra, una grande possibilità di sperimentazione per chi è ancora giovane, come lo sei tu. Ricordiamo, tu sei del 87, 1986, giusto? giusto. Perfetto, 86, perfetto. E ancora giovane, insomma, deve cominciare a sperimentare perché prima di salire su, calcare su e buttarsi nei grandi palcoscenici, appunto come quelli del Carlo Felice, e subire questa grande pressione, questa grande forza psicologica del palcoscenico immenso, dei grandi che hanno calcato quel palcoscenico, poi prima bisogna un po' riuscire a capire chi sei, dove sei, quali sono le tue dimensioni, no? Quindi lo fai in spazi un po' più piccoli. Ecco, quanto conta oggi e quanto ha contato già subito nel passato, proprio penso a questo esperimento di Martha Graham, no? Questo spettacolo su Martha Graham che è nato e l'hai visto già subito, hai visto già subito i limiti, no? Quindi li hai limati, hai cercato di riprovare, hai cercato di riprovare fino a quando sei finalmente arrivato a una condizione favorevole, che ti è piaciuto, che ti ha soddisfatto. Quanto importante è stato, ecco. Moltissimo, moltissimo Salvo, veramente moltissimo. I piccoli spazi, quelli che anche generalmente vengono chiamati spazi off, piuttosto che piccoli teatri o piccole realtà, prima di tutto ti danno una condizione che in palcoscenici prestigiosi, non hai, che è quella della vicinanza del pubblico. In questi spazi praticamente hai il pubblico a 1 metro. Li puoi sentire respirare, li vedi quasi in faccia, senti arrivare la loro energia e questo è un tipo di emozione che in un teatro grande un pochino si perde perché c'è proprio fisicamente più distanza tra attore e pubblico. E sono una palestra, questi piccoli spazi sono una palestra fondamentale per la crescita dell'attore, fondamentale, perché come hai detto tu, ti danno anche la possibilità di poter sperimentare, di poter aggiustare il tiro, di poterti correggere di volta in volta e di crescere assieme al tuo spettacolo. Tu cresci artisticamente, il tuo spettacolo cresce artisticamente insieme a te. Io, guarda, ho avuto la fortuna, ma proprio perché ho studiato al Centro Studi Coreografici, di fare immediatamente spettacolo al Teatro Carcano. E io mi ricordo che cioè, il primo spettacolo che ho fatto al Teatro Carcano, che era un saggio della scuola, io avevo, se non ricordo male, 15 o 16 anni. E
mi sentivo veramente molto molto piccolo su quel palcoscenico, anche perché io camminavo per i corridoi del teatro, guardavo le locandine delle stagioni. Erano gli anni in cui c'era la compagnia di Giulio Bosetti con il Così esse vi pare. Io vedevo questi nomi e mi sentivo molto piccolo. E quindi diciamo che ho fatto un po' il percorso inverso. Io sono partito dal teatro grande per poi ricominciare dal teatro piccolo. Però è utile, Anche è se una in palestra. qualche modo, Riccardo, cioè, sei partito come studente e non, Studente, sì, e neanche, certo. cioè, gestito non hai gestito direttamente lo spettacolo, ma bensì ne hai fatto parte, no? Mentre adesso, in una condizione come questi teatri piccoli, ti trovi totalmente a gestirlo da solo, quindi a scriverlo, a farlo crescere, a metterlo in piedi prima, poi farlo crescere chiaramente, aggiustare il tiro e tutto quanto. Quindi credo che questo abbia ancora di più una grande importanza. Sì, ma guarda, ti dico, già il fatto che, come ti dicevo prima, questa scuola, questa palestra che mi ha consentito di avere le armi e gli strumenti per poter affrontare poi il lavoro. Io ricordo che a un certo momento, proprio la prima replica di Marta all'auditorium del Carlo Felice, il teatro era stato così cortese e gentile da fornirmi i tecnici del teatro. Io mi Certo. ricordo che sono arrivato all'auditorium e mi sono ritrovato 10 tecnici sul palcoscenico che mi dicevano: "Bene, Riccardo, che facciamo?" E gli ho detto: e lì, se non hai, Tutta non hai. gente, tutti i grandi professionisti che conosco bene sono anche degli amici, però realmente lì, se non hai appunto le armi giuste, Diciamo rischi che un tantissimo. ragazzo, assolutamente, diciamo che un ragazzo sprovvisto delle armi necessarie per poter affrontare una situazione del genere, ed ero tutto sommato, lo sono tuttora, quindi ti parlo di 6 anni fa, ero ancora più giovane, ero ancora più inesperto. Certo. Quindi una situazione del genere, se non sei ben armato, ti può in effetti creare delle difficoltà, perché se non sai cosa fare, hai 10 tecnici professionisti come quelli del Teatro Carlo Felice di Genova che aspettano che tu gli dica che cosa fare, diventa un attimo complicato. Tant'è che io, in effetti, ho detto: "Ragazzi, io vi ringrazio tutti di cuore, ma 10 tecnici a mia disposizione sono anche troppi, me ne bastano due." Io credo che ti siano subito venute alla mente anche un po' di storie raccontate dal maestro Masella, che io conosco, quando lui si trovò a gestire delle manovalanze per la prima volta al San Carlo di Napoli, no? Non so se Esatto. tu conosci questa storia e sarà raccontata anche a te, ma credo proprio di sì. E lui, cioè, mi ha sempre raccontato questa cosa dove in realtà lui si sentì in imbarazzo, però arrivò questo direttore tecnico del palcoscenico e disse con tanta tranquillità: "Maestro, lei vada avanti, non si preoccupi, noi la seguiamo, se c'è qualche cosa la aggiustiamo", no? Però riconobbe subito, immediatamente, la levatura del personaggio e sai, i tecnici sono una categoria molto strana, nel senso, ne faccio parte, quindi per questo posso raccontarti ciò che viviamo. Arrivano da noi sui palcoscenici le più disparate persone, gente che ha competenza e gente totalmente incompetente. Per cui ne vediamo così tante che poi alla fine partiamo un po' con i pregiudizi, ovviamente, anche perché non c'è nulla di più brutto nel dover fare 2 volte il lavoro quando tu già magari sai che quella cosa non va fatta così, perché un tecnico di palcoscenico ha negli anni acquisito un'esperienza tale che sa esattamente come realizzare un qualcosa. E quando ti arriva quel regista, ma non solo giovane, alle volte anche vecchi registi, ma purtroppo che non hanno una competenza tale col palcoscenico, e ti dicono: "Fai questa cosa in questo modo", ovviamente il tecnico sa già che quella cosa non funzionerà. Ed è veramente. E ci mette in una condizione difficile nei confronti di chi. Cioè, anche del proseguo del lavoro, perché poi devi affidarti a quello che è una direzione, che è quella della
energia. E invece fortunatamente chi si forma, e oggi io, secondo me questa è una cosa molto importante che molte accademie dovrebbero seguire, secondo me al di là della formazione, soprattutto per quanto riguarda il punto di vista attoriale, ma anche dal punto di vista registico globale della messa in scena, secondo me dovrebbero fare un bel po' di apprendistato sui palcoscenici. Assolutamente, perché è importantissimo. Io sono assolutamente d'accordo con te e ti dico che anche molti, molti giovani, molti ragazzi che io vedo transitare anche da questi piccoli spazi, mi rendo conto che non hanno la minima idea di come tecnicamente mettere in scena uno spettacolo. Assolutamente. Hanno magari delle idee brillanti a livello registico, a livello di intenti, a livello di... ma quello che è poi il mestiere pratico, cioè ti parlo molto banalmente, molti di loro non conoscono le luci, non sanno come funzionano, non sanno cosa farsene, non sanno come creare un certo tipo di atmosfera a livello che di se ci pensi nella grammatica di pensiero che utilizzi per voler esprimere il contenuto di una storia, ok, è come se tu non sapessi utilizzare la voce dell'attore piuttosto che il movimento dell'attore, è la stessa cosa, è una parte integrante dello spettacolo, no? Sì, è proprio Marta, scusami se ritorno sempre su quello spettacolo, ma è un appiglio per parlarti di questo. Ma Marta era un bel mix di movimento, parola, luci e musica. Erano fattori che si mischiavano e si completavano l'uno con l'altro. Una cosa senza l'altra avrebbe perso il significato della scena in quel momento. Certo. Anche lì io a livello mentale, quando registicamente mettevo in scena la cosa, già mi immaginavo a livello di luce che cosa poter fare in quel determinato momento. Per forza, certo. Perché sì. Altrimenti perde il... cioè, mi immagino una bella scena creata in modo anche registicamente buono, ben recitata, senza il giusto apporto di musica, luce, perde tanto. Cioè, assolutamente. Senti, invece riflettevo ancora su una cosa, abbiamo fatto una bella premessa per quanto riguarda questi piccoli palcoscenici che sono la palestra, la gavetta del giovane attore, regista, autore anche spesso. Non so se sei d'accordo con me nel pensare che probabilmente manca un tassello importante, che io ritengo importante, cioè il collegamento tra i palcoscenici piccoli e i teatri grandi. Cioè io credo che la finalità, il punto di arrivo, no? Per esempio come un pilota che corre, che so, in auto, cioè esiste la Formula 3, però ovviamente mira e ambisce ad arrivare in Formula 1, credo che alla stessa maniera anche un attore o un regista che comincia a crescere e frequenta appunto queste palestre e miri sostanzialmente poi a fare quel salto di qualità per arrivare sui grandi palcoscenici. Ecco, io percepisco, vivendolo direttamente, che non ci sia granché di legame e di considerazione da parte dei teatri un po' più grandi, un po' più autorevoli e anche un po' più sostenuti anche, diciamo, dal ministero, nell'aiutare questi piccoli diamanti, questi piccoli preziosi fortune che possiamo avere, perché chiaramente non può finire una vita, una carriera non può finire su quel palcoscenico da palestra piccolino, quindi deve essere un po' finalizzato. Pensi che questa cosa, innanzitutto, la riscontri anche tu, ma che sia importante, e quale può essere la possibilità, come ci si può muovere per stimolarli, ecco. Sì, indubbiamente è vero quello che dici, manca molto spesso un legame, un collante tra queste piccole realtà e le grandi realtà.
È un peccato perché potrebbero essere una fucina di talenti questi piccoli spazi. Io, se avessi la gestione di un teatro importante, sai cos'è, Salvo? Forse che probabilmente mancano, io non so se è una questione di mancanza di voglia o di risorse economiche per investire sui giovani. Forse c'è poco, non lo so, forse c'è poco spazio, forse c'è Cioè, poco forse ci tempo. vorrebbe proprio una clausola, diciamo, nel FUS, nell'utilizzo del FUS, che obblighi i teatri ad utilizzare una parte di quegli aiuti proprio per lanciare i giovani, i nuovi talenti. Perché chiaramente è ovvio che io lavoro in un grande teatro, per cui questa cosa la vivo in prima persona, però è ovvio che lo sbigliettamento, il teatro pieno lo fai con i grandi nomi, questo è vero. Certo, Però è certo. anche vero che tu devi qualcosa, c'è il riciclo naturale che esiste anche dall'altra parte del sipario, anche per quanto riguarda il pubblico non è sempre lo stesso. Ovviamente c'è un riciclo, ci sono i giovani, ci sono i meno giovani e nel tempo questo riciclo c'è. Gli attori non possono, secondo me, essere sempre gli stessi, anche perché io penso che in Italia si dia molto più interesse e valore quale attore sta interpretando che cosa, piuttosto che al valore del testo di per sé che mette in scena. Come no? Come no? E per cui credo che in qualche maniera forse bisognerebbe anche far combaciare le due cose, ecco, tenere tutti e due i punti di considerazione, no? Come no? Vero, vero, verissimo. Tant'è che ormai, cioè, se io penso, ma anche in un discorso banale che si può fare tra noi attori, tra noi, diciamo, così, tecnici del teatro, diciamo. Vai a vedere quello spettacolo di Shakespeare, ma molto spesso non è che dici vado a vedere l'Amleto, vado a vedere Romeo e Giulietta, vado a vedere l'Otello, dici vado a vedere la versione che ha fatto quel regista o vado a vedere Esattamente. quel determinato attore come interpreta l'Amleto o come interpreta Romeo o come interpreta chi vuoi tu, insomma, no? Quindi è vera questa cosa, no? C'è un Certo. po', c'è un po' questo, sì. Io assolutamente, tu come sai, Teatro Totale sta pubblicando un archivio, una raccolta sull'attore regista Giulio Bosetti, che è stato un po' uno dei maestri, ecco, in tutto ciò. Proprio oggi, mentre sbobinavamo passami il termine, anche se è fuori luogo perché le bobine non esistono più, per cui non esiste neanche il termine sbobinavamo, però quando montavamo uno dei suoi spettacoli, sono tutti reperti che Giulio Bosetti mi ha passato in prima persona, lasciandomi proprio come Eredità. eredità anche, sì, ma come archivio. E siccome io sento il dovere di condividerlo, ecco, soprattutto sento il dovere di metterlo a disposizione di tutte quelle persone che amano il teatro e che in qualche maniera vogliono apprendere. Io, una cosa che mi ha sicuramente colpito tantissimo è che un grande attore che tu conosci bene si chiama Enrico Bonavera, che saluto tantissimo perché anche lui segue il nostro canale. E Anch'io. un giorno mi disse: io, quando ho cominciato la mia storia, nella mia carriera, ho trovato anche Giulio Bosetti e ho passato gran parte del tempo, quando non toccava mai recitare, quindi quando ero fuori scena, dietro le quinte, in un angolino, ad osservarlo, a cercare di imparare da lui ogni movimento, come poggiava una parola piuttosto che un movimento, appunto. E un giorno dice che Giulio lo vide e disse: ma tu sei sempre dietro le quinte, come mai sei sempre lì in un angolino? E lui espresse proprio questo pensiero, no? Io sto cercando di rubare il mestiere, no? Appunto. E lui disse: bravo, bravo, continua così che tu andrai avanti. Oggi ricordiamo che Enrico Bonavera era l'Arlecchino ufficiale
del piccolo e quindi insomma una persona di grande valore. Questa mattina, appunto, quando stavamo lavorando su questo testo, ho scoperto una cosa molto carina, proprio perché era una prova generale di uno spettacolo. Adesso non svelo tutto perché mi fa piacere che poi andiate a controllare. Però Giulio, finita la prova, andò dal regista e il regista Cosa ho trovato? disse: ma ho sentito, visto che ti sei commosso. È vero? E Giulio disse: sì, in quel momento sono venute giù due lacrime di commozione. E il regista disse: questa cosa è molto bella, tienila se riesci, perché in realtà ci interessa molto al personaggio. E lui disse: in realtà è la cosa che accade è che man mano che interpreti un personaggio, che entri dentro a quel personaggio, scaturiscono una serie di emozioni e conosci sempre di più quella storia, per cui la fai tua, cioè diventa una cosa che vivi in prima persona, la racconti davvero. Come se l'avessi vissuta sulla tua pelle, per cui quel momento così realistico che avevo percepito già lì dietro soltanto una macchina da presa era venuto fuori tantissimo e il regista l'aveva apprezzato. Ecco, questa penso che è una cosa, è la palestra che tutti quanti vorremmo fare, no? Sì. Ti posso confessare un piccolo reato che spero ormai sia caduto in prescrizione. Ok, d'accordo. Quando frequentavo la scuola, io molto spesso mi infilavo nella galleria del teatro a spiare le prove in palcoscenico. Ed Benissimo. era bello, era molto bello perché, ma anche semplicemente quando arrivavano le compagnie. Arrivavano, se non ricordo male, intorno al lunedì o il martedì per l'allestimento. Se adesso vado a memoria, Altri rispetto ai tempi, tempi. adesso non più, ma prima era esattamente così. Altri tempi. E facevo lo stesso. Mi infilavo in galleria e osservavo gli allestimenti degli spettacoli. Era una grande palestra anche quello, Ma ti vedere devo questi dire che in professionisti. realtà io l'ho sempre proposto, ho sempre pensato che questa collaborazione tra scuole e teatri andasse sfruttata sempre di più, proprio per dare quella possibilità di arricchimento che viene dietro semplicemente appunto alle grandi interpretazioni. Io ho avuto per esempio delle grandi fortune nella mia vita di poter lavorare con grandi artisti e con grandi registi. Uno di questi, lo ricordo fra tutti, era proprio Peppino Patroni Griffi. Ecco, persone come di quel taglio lì, di quel calibro lì, sicuramente sono quelle perle che la fortuna ti ha regalato di incontrare nel proprio cammino e che se non stai lì ad ascoltare e rubare ogni piccola idea, ogni cosa e farla tua, penso che non avrai più mai più l'occasione. Ecco, quindi questa cosa, sono d'accordo con te. È un reato, allora te lo perdono io, ma penso che te lo perdonerà chiunque. Appunto, senti, Non Riccardo, so se mi era consentito farlo, ma l'ho fatto, lo ammetto. assolutamente sì, assolutamente sì. Un'altra cosa che adesso esula da questo primo racconto che abbiamo fatto sulla carriera e sulle passioni, soprattutto, no? Oggi chiaramente tutti facciamo fatica a stare chiusi a casa e insomma sta lontano dal nostro lavoro, ma che è una droga, la nostra passione, appunto. E io penso che per voi giovani lo è ancora di più, perché mentre noi insomma qualcosa l'abbiamo vista, l'abbiamo fatta, voi avete proprio quella voglia rampante che acchiappa al giovane di fare, no? Quindi come la vivi? E come la vivo, Salvo? La vivo con, diciamo, la consapevolezza che è un passaggio necessario per affrontare questo momento.
Considera che noi in Factory 32 eravamo in Che preparazione della ricordiamo è il prima. teatro È il di teatro di Valentina Valentina Pescetto. Pescetto, al quale collaboro anch'io, e mi avevano affidato la prima produzione, la prima regia, la prima produzione, scusa, di Factory, che sarebbe stata il Calapranzi, che avrebbe dovuto debuttare proprio questo mese. Quindi noi eravamo in piena preparazione con la scenografa, con gli attori. Tra l'altro, uno spettacolo complesso perché avevamo fatto un'operazione particolare, cioè entrambi gli attori si stavano preparando su entrambi i ruoli. Ogni sera avremmo invertito il ruolo per poi far decidere l'ultima replica al pubblico chi avrebbe interpretato quale personaggio. Vedi, questi spazi si prestano a questo. Secondo me è Presto. un'idea bellissima che fa sì, innanzitutto, arricchisce l'attore, perché è l'attore che conosce esattamente i ruoli e tutto ciò che accade in scena. Sa anche come recuperare ciò che ogni giorno lo spettacolo live porta a perdere per piccolezze, no? Momenti che sono un po' più lunghi o più corti. Secondo me, quando ne hai conoscenza e consapevolezza esattamente di ciò che avverrà e quali sono i meccanismi, è un arricchimento molto forte. Complimenti. Grazie, era un'operazione a cui tenevamo molto, ma sicuramente poi la riprenderemo la prossima stagione, perché io sono fiducioso che, insomma, per settembre mi auguro e spero che tutto ripartirà. E ritornando alla domanda che mi hai fatto, io non lo so, nel senso che nessuno di noi sa come affrontare questo momento, perché è una cosa nuova. Nessuno di noi si è mai trovato ad affrontare questo nemico, questo pericolo. È una pandemia a livello mondiale, non resta che affidarci a chi ne sa più di noi. E se chi ne sa più di noi ci dice restate in casa perché questa è la soluzione, perlomeno la soluzione migliore che siamo riusciti a trovare, per il momento questo dobbiamo fare. Quindi per noi attori può essere un buon momento per fermarci un attimo, ma non solo per noi attori, per tutta l'umanità. Io credo che possa essere un buon momento per fermarsi tutti e dire, ok, stavamo andando nella direzione giusta o forse qualche cosina l'abbiamo sbagliata? Forse è il caso di rivedere qualcosa. Assolutamente, assolutamente sì. Ma credo anche una riflessione che facevo, no? Noi siamo andati dritti dritti verso, con un pizzico di egoismo, no? Verso una condizione che pian pianino ha distrutto tutto. Io per assurdo l'altro giorno mi sono ritrovato dopo mesi, io soffro di allergie e ho un'asma allergica. Ecco, ti dico, da quando stiamo in quarantena, pian pianino è scomparsa. Cosa è successo? Io non lo so cosa è successo. Ti dico, cioè, per me è una cosa strana. Però io puntualmente, questo è il periodo più brutto per le allergie perché è la primavera, quindi dove vengono fuori tutte. Ma io in questo momento dormo bene la notte, respiro bene, non ho crisi respiratorie. Io andavo su con l'inalatore quando venivano queste crisi, perché purtroppo le allergie ti portano a questo. Però, allora, sto pensando, non è che noi abbiamo abusato così tanto della natura e la natura ci si è rivolta contro e ha detto adesso devo intervenire in qualche modo? Può essere. Io credo che sia così, Salvo, io credo che sia così. I segnali della Terra sono importanti e sono anni che ce li sta mandando, anni, anni, che ci sta dicendo fermatevi, riflettete, pensate a quello che state facendo, perché abbiamo un pianeta, Salvo, uno, e lo stiamo distruggendo. Lo stiamo distruggendo. Assolutamente. Non abbiamo un'altra casa, questa è la nostra casa e dobbiamo proteggerla, dobbiamo custodirla. E, ti posso fare un esempio, Salvo, una cosa Sì. che non molto volentieri racconto, ti dico la verità, ma lo faccio questa volta con te. Io per un certo periodo ho sofferto di gravi attacchi di panico.
ansia, attacchi di panico, eccetera, eccetera. Per diversi anni ne ho sofferto. A un certo punto mi sono reso conto che il mio corpo mi stava mandando dei segnali che io non ho colto, non ho saputo cogliere. Mi stava dicendo: Ricky, fermati, rifletti un attimo, prenditi i tuoi tempi. Io non l'avevo capito. Io non l'avevo capito. E allora il corpo ha reagito. Certo, Il corpo ha certo. reagito. E me l'ha fatto capire in maniera violenta, magari, in maniera molto violenta, però me l'ha fatto capire. Io credo che stia accadendo un po' questo. Io credo che stia accadendo un po' questo. Giusto per mi è venuto in mente mentre parlavamo del pianeta, che con la nostra amica e la maestra Elena Albano abbiamo messo in piedi uno spettacolo ideato da Micaela Masella, che a quei tempi si chiamava Life perché faceva parte della programmazione dell'Expo, e proprio la maestra Elena Albano, coreografa bravissima tra le altre cose, ci ha raccontato questo aspetto del pianeta, no? Ci ha sbattuto in faccia come questo pianeta si ribellasse a tutto quello che noi facevamo, usurpavamo pezzi di pianeta, ovviamente, no? Lo violentavamo. E lei ha saputo magistralmente raccontarlo con quello spettacolo che è ancora impresso nella memoria, e insomma, la devo Sì, me lo ringraziare per averlo fatto. ricordo, me lo ricordo bene, l'ho Benissimo, visto. Sì. benissimo. Senti, Riccardo, ma oltre a quello che ci ha raccontato, che è una cosa che è soltanto in stand-by, ecco, questo debutto da fare in Facoltà di 32, Senz'altro. hai altra roba in cantiere? Forse magari stai utilizzando anche questo periodo di quarantena per scrivere un po', per pensare, progettare? Sto pensando, Salvo, sto pensando molto e sto riflettendo. Ora, io arrivo praticamente da un debutto che c'è stato a gennaio di uno spettacolo che ho scritto. E se vuoi ti posso raccontare questo piccolo aneddoto, Assolutamente sì. che è stata la spinta perché ero un po' indeciso se farlo o non farlo, perché poi è una cosa scritta da me. Sai, l'operazione che avevo fatto con Marta Grame era comunque una storia di questa grande danzatrice, quindi avevo creduto che a qualcuno potesse interessare. Ma come questo spettacolo, scritto totalmente da me, una storia completamente inventata, mi dicevo: bah, ma a chi gliene frega di sentire questa storia di questi due ragazzi? Uno spettacolo che si chiama The Play, che ha debuttato a gennaio sempre a Factory. La spinta è stata di un conoscente del maestro Aldo Mario Masella, che è Edoardo De Filippo. Ho visto un video di Edoardo che parlava, se non ricordo male, posso sbagliare, dovevano essere gli allievi del centro di sperimentazione cinematografica o degli allievi della Silvio D'Amico, non ricordo, però è un video che si trova in rete se si va a cercare. E lui, parlando con questi ragazzi, diceva: voi mettete in scena i testi di Pirandello, mettete in scena anche i miei testi, ma scrivete voi, raccontate le vostre vite. Detto, nessuno lo fa più, nessuno lo fa più. Facciamo Shakespeare, fate Pirandello, fate anche le mie commedie, ma raccontatevi voi, scrivete qualcosa che sia vostro. Allora, vedendo quel video, è stata la spinta. Ho detto: senti, lo faccio. Assolutamente E importante, certo. lo faccio perché era la spinta che mi mancava, quel pizzico di coraggio in più, e devo dire che poi il risultato è stato buono, grazie a Dio. Meno male, meno male. Senti, in realtà ti dico anche il mio punto di vista. Io credo che noi pensiamo che ciò che abbiamo vissuto e che in qualche maniera cerchiamo di raccontare sia una roba che non interessa, perché spesso pensiamo che gli altri non vivono le nostre stesse emozioni. Però non ci rendiamo conto quanto siamo parecchio simili.
Certo, non tutti uguali, però siamo simili e le cose nella vita accadono e vanno raccontate. Vuoi soltanto perché questo possa servire, non so, anche per far riflettere, anche per far riflettere in ciò che si può fare e in ciò che forse non si deve fare, però comunque raccontare, secondo me, ha una grande importanza. Guarda, Salvo, una delle risposte più belle è stata un ragazzo che è venuto al termine di una delle repliche di The Play, è venuto nei camerini, mi ha abbracciato e mi ha detto: io in quegli ospedali ci sono stato, mi ha detto, e mi hai fatto veramente emozionare. Non ti rendi conto a volte che magari ci sono. Cioè, tu quando scrivi un qualcosa che poi lo metti in scena, non è più tuo, diventa di tutti. E ognuno prende quello che gli serve forse, o quello che vuole, quello che gli arriva. E ti fanno anche, è anche lo stesso pubblico che ti fa riflettere su determinate cose, che magari tu non avevi colto o gli avevi dato un altro significato, ma quello che arriva a ogni singola persona è incredibile. È Sono incredibile. d'accordo con te, è una cosa che ho vissuto anche direttamente sulla mia pelle con lo spettacolo che ho scritto sulla dislessia e con Sabrina Brazzo, protagonista, un'amica a cui devo tanto, a cui voglio tanto bene, e devo dire che quell'esperienza lì, ogni volta che finisce lo spettacolo e qualcuno arriva o con un messaggino WhatsApp o con una mail o anche direttamente a dirti io non ho avuto il coraggio di dirlo, ma adesso, cioè, lo dico apertamente, sono un dislessico, mi avete dato il coraggio per affrontare le cose. Secondo me, cioè, non c'è nulla che può pagare questo. Ti senti utile, ti senti fine, cioè, di aver fatto un qualcosa che è servito, esattamente, per cui sono d'accordo con te. Sì. Questa è la meraviglia del teatro. Per quello che il teatro continuerà a vivere, sempre e comunque, perché il rapporto che si crea tra due sconosciuti, che sono un attore e uno spettatore che guarda quell'attore, quel legame che in quel momento si crea, quella sensazione lì, è un qualche cosa di inimmaginabile. Se me lo permetti, io ricordo la tua reazione e di Micaela alla prima di Marta allo Spazio Tertulliano. Assolutamente, Anche assolutamente. la reazione di Genuina, Miki, sana, vera. genuina, sana, mi è rimasta veramente nel cuore. Anche perché io non sapevo cosa fosse quello spettacolo, quella era veramente la prima ed era ancora tutto abbastanza embrionale. Però la vostra reazione, la reazione di Miki è stato un qualche cosa che mi porterò nel cuore per sempre. Bene, bene. Senti, ti faccio ancora una domanda perché mi hai portato a riflettere, man mano che discutiamo vengono delle riflessioni, no? E io ormai non sono più tanto giovane, per cui devo cercare di scoprire a voi giovani, no? Cosa piace e soprattutto qual è la direzione. Perché, sai, noi abbiamo la responsabilità di ciò che è accaduto ieri, voi ne avrete di ciò che avverrà domani, per cui in qualche maniera aiutarvi o comunque andare insieme verso la stessa direzione è importante. Oggi tu sei un amante, questo lo sappiamo, sei un amante del teatro, del mondo teatrale, hai questa passione, però tu vivi in mezzo ai giovani, ok? Tu sei un giovane, per cui sicuramente più di me hai costati con mano. Hai parametri diversi, appunto, di apprezzamento della cosa. Oggi il teatro interessa ancora i giovani? Oggi è importante ancora il teatro per i giovani? Ma io credo, Salvo, che i giovani abbiano voglia di teatro, abbiano molta voglia di teatro. Io vedo anche gli allievi della scuola di Factory 32, perché Factory è anche una scuola di teatro. Io vedo questi ragazzi che hanno una grandissima voglia di teatro e questo è bellissimo, questo è bellissimo.
vedo l'impegno che ci mettono, la passione che ci mettono, le ore di sala prove che fanno solamente per portare una scena in classe. Questo è meraviglioso. Io ho molta fiducia nei giovani. E io non appena posso, non appena riesco, non appena ne ho la possibilità, cerco di portare ragazzi alle prime esperienze nei miei spettacoli. L'ho fatto Bene. l'anno scorso e l'ho rifatto quest'anno. Ho fatto debuttare un'altra ragazza allieva della scuola di Factory. Perché è giusto così, Salvo, perché è giusto così. È giusto dare la possibilità a questi ragazzi di confrontarsi con uno spettacolo vero di fronte ad un pubblico vero. Certo, È giusto assolutamente. farlo. E con me qualcuno l'ha fatto, Salvo, con me qualcuno l'ha fatto e devo dire che mi è servito, mi è stato utile la fiducia che è stata data a me. Nonostante io non abbia grossi mezzi a disposizione, però quello che posso fare faccio assolutamente. Ok, perfetto. Benissimo Riccardo, io penso che siamo arrivati alla fine del nostro incontro e per cui ci salutiamo e ci auguriamo di vederci prestissimo su tutti i Assolutamente. palcoscenici possibili di tutta Italia, magari, ecco così, in giro, Facciamo in rivivere tournée. possibile. Io credo che anche Speriamo. questo momento di difficoltà in qualche maniera serva come una molla, no? Si carica tutto quanto e poi alla ripartenza, spero sia proprio così, insomma, il pubblico e noi tutti cercheremo di fare il meglio, di dare il meglio di noi Magari stessi. un po' più grandi, un po' più maturi rispetto a prima, no? Assolutamente sì. Cercando di evitare magari di fare alcuni errori fatti in passato, ma Assolutamente il teatro non è mai un errore, sì. No. mai, quindi no, giusto? Assolutamente, assolutamente sì, d'accordo. Benissimo Riccardo, ti saluto e a presto. Grazie Salvo, grazie mille, Figurati. a presto. Ciao, ciao. Ciao.